Abituati ad essere osservata. Marikitas Hair Stylist, un team di professionisti al servizio della tua bellezza. Ampia scelta di tagli e stili per soddisfare le tue esigenze. Consigli, trattamenti, simpatia e sempre tantissime offerte. Per i clienti la Fidelity Card, che ti consente di scegliere un omaggio a tua scelta ogni 15 trattamenti. Marikitas Hair Stylist di Marta, Monica e Rosanna. Via Sfodelo 53, fronte piazzale della Pace, Alghero. Marikitas Hair Stylist. Sentirsi più belle ogni giorno. Buon ascolto, ben ritrovati con l'informazione regionale su Radio Onda Stereo. In studio Nicola Niedu. Da ieri sono saliti sulla torre di ferro della grande miniera di Serbario a Carbonia e hanno deciso di proseguire la protesta ad oltranza i lavoratori degli appalti dello stabilimento Alcoa di Portovesme. La protesta prosegue ad oltranza, spiega Manolo Mureddu, delegato RSU CISL. Vogliamo risposte concrete sulla questione dell'accordo quadro per gli ammortizzatori sociali, per gli operai degli appalti. L'inchiesta sui fondi ai gruppi consigliari in regione non si è fermata neppure durante le feste. La Procura di Cagliari, dopo aver sentito proprio la vigilia di Natale come testimone il capogruppo del PDL Pietro Pitalis, ha convocato anche altri capigruppo, Giampaolo Diana del PD e l'ex esponente del PDL Mario Diana, ora Sardegna e già domani. Potrebbe essere aperto già nelle prossime ore il fascicolo in Procura Cagliari dopo l'esposto dei sindacati che hanno chiesto ai magistrati di far chiarezza sulla nomina del nuovo sovrintendente del teatro lirico Marcella Crivellenti. Depositato prima delle vacanze natalizie, l'esposto solo nelle prossime ore diventerà un vero e proprio fascicolo che verrà assegnato ad uno dei magistrati del pool che si occupa dei reati contro la pubblica amministrazione. Gli amministratori delle grandi città e il presidente della regione sarda perdono consensi secondo la classifica dei sindaci e dei governatori più amati dalla popolazione pubblicata dal Sole 24 Ore. Il calo più vistoso è quello del governatore Ugo Capellacci, che dal 2009 ad oggi perde il 7,9% dei consensi, passando dal 51,9% di 3 anni fa al 44%. In calo il gradimento dei sindaci di Cagliari e Sassari, ma Massimo Zedda scende di 5,4 punti, passando dal 59,4 al 54%, mentre il primo cittadino di Sassari, Gianfranco Ganau, perde il 5,9%. Manto erboso in pessime condizioni, impianto di illuminazione assente da anni, copertura della tribuna centrale insufficiente, spogliatoi e servizi igienici per il pubblico in gravi condizioni igienico-sanitari. Si presenta così il glorioso stadio Mariotti di Alghero e non sono problemi sorti di recente. A lanciare il grido d'allarme e chiedere l'intervento immediato del comune sono le due principali società di calcio cittadine, Alghero e Fertilia. E in chiusura le previsioni del tempo sulla Sardegna per le prossime ore: cielo nuvoloso con piogge sparse, venti deboli ma di calmi. Le temperature saranno comprese tra una minima di 3 gradi e una massima di 14. È tutto per questa edizione, vi ringrazio per l'attenzione. Per maggiori approfondimenti vi invito a visitare il sito internet all'indirizzo www.ondastereo.it.